Belle donne, buongiorno. Oggi parliamo di gonne. In questa estate 2021 vanno tantissimo le gonne, ma al di là del fatto che la moda abbia deciso di proporle in maniera così massiccia, così presente, io le ho sempre adorate d'estate perché sono fresche, perché generalmente in estate le uso a fiori, a fantasia, colorate, quindi fanno proprio subito mood estivo e poi le trovo veramente molto molto comode e facili da abbinare. Oggi ve ne mostrerò alcune nuove e quindi vi parlerò anche dei brand o del negozio dove le ho reperite e poi alla fine troverete anche un piccolo tip da utilizzare nel vostro prossimo shopping. Quindi rimanete qui e guardate il video sino alla fine. Prima di cominciare, come sempre, grazie per essere qui alle vecchie e alle nuove iscritte. Non dimenticate di lasciarmi il vostro like e se non siete ancora iscritte potete farlo adesso, semplicemente cliccando il tasto iscriviti che trovate qui sotto. Poi se volete darmi anche un ulteriore supporto potete decidere di far conoscere questo canale alle vostre amiche. Il primo brand di cui vi parlo si chiama Nanà. Io non lo conoscevo, come sempre l'ho trovato tra le sponsorizzate che mi appaiono su Facebook e su Instagram. Devo dire che questa cosa della pandemia ha fatto sì che tanti brand o catene di negozi, magari più piccole, magari meno conosciute rispetto ai soliti grandi retail, si siano attivate per essere più presenti online, abbiano attivato delle campagne di pubblicità sui vari social e questo mi ha dato modo di conoscere delle realtà veramente interessanti e delle validissime, direi, alternative alle catene mainstream che sinceramente stanno cominciando un po' a stancarmi. Per cui benvenga e appunto attraverso i canali social ho conosciuto Nanà, il cui vero nome completo, diciamo quello con cui si presenta, è Nanà Italian Heart, quindi è una catena italiana presente prevalentemente nel Triveneto, quindi Trentino, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, ma anche un punto vendita a Ferrara, quindi si sta avvicinando. Io di questo sono molto contenta perché mi piacerebbe veramente un giorno andare a visitare uno dei loro negozi. Lo stile è pulito, semplice, femminile, però anche qui troviamo appunto il capo di moda che segue il trend del momento, il colore più acceso, il modello più vivace, più particolare, insomma direi che può soddisfare le esigenze veramente di tantissime donne. Io quando ho visto i loro capi mi sono perdutamente innamorata di una gonna, che è quella che sto indossando in questo momento e che semplicemente adoro. È una gonna a ruota in cotone leggerissimo, in questa stampa meravigliosa che vedete sui toni dell'azzurro, che però si affiancano a colori più neutri, quindi il beige chiaro, il beige ocra e il nero. E quindi il mix risulta naturale ma anche colorato, sobrio ma anche vivace. Il disegno è molto bello perché sembra fatto proprio a pennello con gli acquarelli. E insomma, niente, c'è stato niente da fare. Io appena l'ho vista ho detto questa deve essere mia. Invita a un bel elastico piuttosto alto e morbido che veste molto bene, non stringe, non dà fastidio e ha anche delle bellissime tasche, direi anche molto comode. Il modello ricorda le gonne degli anni 50 e quindi la lunghezza è a metà polpaccio. Essendo così ampia e realizzata in cotone leggerissimo, è estremamente fresca e perfetta per l'estate. Ho scelto di abbinarla a questa t-shirt di Motivi che vi ho già mostrato nel video in cui vi recensisco appunto il brand Motivi, ve lo lascio qua sopra nelle schede. È una t-shirt abbastanza aderente, in viscosa, in un materiale che presenta all'interno anche una parte di lurex, quindi un po' sbrilluccichina ma senza esagerare. E secondo me questa tonalità di beige dorato è perfetta con la tonalità di beige presente all'interno della fantasia. Ed essendo neutra, non toglie spazio a questa meravigliosa fantasia, ma anzi la esalta ancora di più. E per completare tutto l'intappo ho scelto naturalmente la borsa Desenzano di Moda Essenziale, che è azzurra e anche se non è dello stesso azzurro presente nella gonna non importa assolutamente perché quello che conta è l'armonia finale dell'intappo stesso. E questi meravigliosi sandali che ho acquistato in un negozio di Bologna che si chiama Suede.
è in via Ugo Bassi, quindi centralissimo, è gestito da una ragazza in gambissima, bravissima, che sceglie tutte le scarpe presenti nel suo negozio da artigiani che producono in Italia con pellami italiani, quindi sono di grandissima qualità e lei ha un gusto veramente particolare. Infatti io appena ho visto questi ho detto: "Eh no, eh no, eh no, eh no, questi devono venire a casa con me perché avrei giusto appena comprato una gonna con cui possono sposarsi perfettamente". Quindi questo è il look, è bon ton, però è anche fresco, è anche semplice, va bene anche per andare in ufficio, va bene anche per uscire a cena fuori, cioè possiamo fare tante cose con questo tipo di look e sono i look che interessano a me, cioè dei look versatili che si possono gestire in tante occasioni diverse e spezzare con altri capi presenti nel nostro armadio. La seconda gonna che vi presento invece l'ho acquistata da un negozio multimarca che vende diversi brand. Si chiama Corner 94 ed è a Maranello, quindi vicino a Modena. Però mi piacerebbe, visto che non è tanto lontano, un giorno farci proprio un giro fisicamente, perché è un negozio che tratta dei brand bellissimi. Parliamo di Vicolo, parliamo di Contatto e anche di Susie Mix. E la gonna che ho scelto è proprio una gonna di Susie Mix. È una gonna con uno spirito molto freak, molto figlia dei fiori, lunga, a balze, con questi fiori super mega colorati. All'interno della fantasia sono presenti tantissimi colori, quindi la possibilità di abbinamento è pressoché infinita. Io me ne sono innamorata appena l'ho vista ed è proprio la gonna perfetta per l'estate, per le serate al mare, da abbinare ai sandali bassi, flat, alle ciabattine, alle canotte. Infatti anch'io ho scelto di abbinarla ha una t-shirt senza maniche con lo scollo a V in jersey bianca semplicissima, anche qui proprio per dare risalto alla fantasia e al modello della gonna. È una gonna A-line, quindi con la forma ad A, ed è una forma che risalta qualunque tipo di fisico perché minimizza eventualmente un fianco un po' importante e mette comunque in risalto il punto vita. Adoro portare questo tipo di gonne con i cinturoni alti, belli importanti, ma starà benissimo anche senza oppure con una cinturina sottile. Il sito del negozio è fatto molto bene, così come il sito di Nanà, sono dei siti veramente user friendly, con tutte le indicazioni possibili immaginabili e ovviamente c'è sempre la possibilità di scrivere all'azienda per ulteriori informazioni. In particolare sul sito di Corner 94 c'è un dettaglio che io ho trovato estremamente utile, cioè alla fine della scheda prodotto del capo che state guardando c'è anche scritta la rimanenza disponibile. Per esempio, io quando ho comprato questa gonna ce ne erano rimaste 3 disponibili e quindi da lì magari potete valutare se è il caso di darsi una mossa e comprarla subito perché ce ne sono rimaste poche, oppure se magari ci volete pensare ancora un po'. Quindi anche questi sono quei piccoli dettagli che rendono l'acquisto online più facile e più accessibile. Questa gonna è in taglia unica, per cui non vi nascondo che quando è arrivata io mi sono vista che su di me era leggermente troppo ampia, diventava un po' troppo balloon e quindi l'ho portata dalla sarta e l'ho fatta leggermente asciugare, ma proprio una questione di 2 cm per lato, niente di che. Ma io sono una perfezionista e quindi ho preferito fare questa cosa. L'elastico in vita è morbidissimo e veramente può vestire da una S a una L, volendo anche XL, perché cede tantissimo, ma soprattutto è un elastico morbido e questo credo sia molto importante ed è ovviamente freschissima. Qui l'abbinamento, come vi dicevo prima, è veramente facile. T-shirt bianca, sandali nude, borsina color rosa cipria con hardware dorato di Moschino, ve l'ho mostrata un po' di tempo fa, è una clutch che io adoro, mi piace veramente tantissimo e d'estate la porto veramente con tutto e poi un bel cinturone color cuoio che va a chiudere tutto quanto l'intappo. E siamo arrivati alla tip finale. Allora, questo completo lo avete già visto l'anno scorso, è un completo di Anjou Rayer.
Allora, vi devo dare una brutta notizia. Anjur Air non c'è più in Italia. Forse qualcuna di voi che comprava Anjur se n'è accorta. Hanno chiuso tutti i negozi fuori dalla Francia. Sono rimasti solo in Francia, presumo a causa della crisi pandemica. E quindi al momento non è possibile acquistare neanche sul sito. Io spero che invece presto ci diano di nuovo questa possibilità, perché io amavo moltissimo questo brand, ho sempre trovato delle cose molto belle e soprattutto con una qualità incredibile, per cui speriamo che tornino. Comunque, questo completo è di Anjou Rayer, io l'ho acquistato l'anno scorso. Non è un abito, ma sembra un abito, perché questa è una blusa e questa è una gonna. Qual è il mio consiglio? Nel momento in cui vi trovate davanti in un negozio, nell'ambito di una collezione, un tessuto che vi piace ed è presente sia la blusa che la gonna, sia la camicia che la gonna, sia la camicia che il pantalone, non ponetevi il dubbio, se il budget ve lo permette, compro uno o compro l'altro, cosa scelgo, la gonna o la camicia, cosa scelgo, il pantalone o la blusa. Prendeteli entrambi, fate questo ragionamento, che potete portarli insieme per avere l'effetto abito e sfido chiunque a non dire che in questo momento sto indossando un abito, e invece non è così. Oppure l'effetto tuta, ancora meglio, perché magari non vi piace la tuta perché quando bisogna andare in bagno ti devi togliere tutto, abbassare, magari sei fuori casa e non ti senti a tuo agio, e io lo capisco perché poi io essendo schizzinosa ho paura che abbassando la tuta, vabbè, niente, avete già capito di cosa parliamo. E invece se noi abbiamo camicia o blusa e pantaloni uguale, cintura in vita che nasconde, diciamo, il punto in cui si vede che magari sono due pezzi separati, ed ecco che l'effetto tuta l'abbiamo raggiunto. Quindi valutatelo, io infatti inizialmente avevo preso solo la blusa, poi dopo un po' sono tornata, ho detto sì, però la gonna, sai, e le ho provate insieme, e quando l'ho visto ho detto vedi, vedi, era giusto fare questo acquisto, e infatti l'ho fatto e non sono assolutamente pentita, anzi, questo completo lo adoro, è interamente in viscosa. È freschissimo, è bellissimo, va bene anche da cerimonia perché ha quest'aria così leggermente elegante. Chiaramente cerimonia informale, non stiamo parlando del matrimonio, dell'anno, dei reali di chissà dove, ma in ogni caso una cerimonia semplice o una riunione di famiglia o una qualsiasi occasione in cui volete essere magari un pelino più eleganti del solito, ecco che questo diventa il completo perfetto. Bene, belle donne, allora i siti dei capi che vi ho mostrato sono qui sotto, quindi sia dei brand che del negozio appunto dove ho fatto acquisti. Da Corner 94 ho comprato anche un'altra cosa che vi mostrerò successivamente quando faremo un video dedicato a quel tipo di prodotto. Purtroppo non posso mostrarvi nulla di Anjou Rayer, nel senso che vi posso mettere il link al sito, però sappiate, perché io gli ho già scritto, ho già controllato, che loro non spediscono in Italia per adesso. Come sempre vi ringrazio per aver avuto la pazienza di seguire il video fino qui e spero che vi sia piaciuto, quantomeno che vi sia stato utile per fare le vostre prossime scelte di shopping. Se qualcuna volesse iscriversi adesso può farlo cliccando su questa foto. E se invece volete dare un'occhiata a tutti i miei video con i consigli di shopping sia online che in negozio, potete farlo cliccando su questa foto qui in alto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale al prossimo video e nel frattempo un bacione!